prima cosa che abbiamo visto qual è stato il concetto di onda stazionaria. Velocemente ripassiamo le onde stazionarie. Voi che cosa avete? Nelle onde stazionarie voi avete un'onda chiusa dentro un volume. La situazione più semplice qual è? Una corda di una chitarra, la vede o no? Quando l'ha creato un'onda che si sposta da questa parte, un'onda che va avanti, rimbalza e avete delle onde che vanno indietro. Tutto? Un'onda che va avanti e un'onda che va indietro. Quando le onde si sommano andando avanti e indietro, che cosa succede? L'onda stazionaria è un'onda che sembra che non si sposti né a destra né a sinistra. Ma voi che cosa avete solamente? Un'onda che semplicemente, cosa vuol dire non va né avanti né indietro? Vuol significa che questa parte durante il tempo si sposta in avanti e quella vicino si sposta in giù e quella vicino si sposta in su. Questa è un'onda stazionaria, se ne va da onde che vanno avanti e onde che vanno indietro, giusto? Ebbene, allora, quando avete queste onde stazionarie, voi identificate che cosa all'interno? Questi che sono punti che non si spostano e come si chiamano? Nodi, va bene? Per quanto riguarda la situazione centrale, dove sono messi i nodi non c'è nessun vincolo, ma per quanto riguarda i lati, cioè scusate, i bordi, è necessario che i nodi coincidano con il bordo. Avete capito tutti? Benissimo. Questo implica un aspetto geometrico ben preciso. L'aspetto geometrico ben preciso qual è? Che questa, che si chiama semionda, il numero di semionde che stanno dentro il mio spazio, come deve essere un numero intero. È chiaro? Qui per esempio quante semionde ci sono? 1, 2, 3, 4. Qual è il numero minimo di semionde che ci può stare? 2. Va bene? Parlando, queste onde stanno tutte dentro questo spazio, hanno un nome caratteristico e si chiamano armoniche. Questa è la prima armonica, la seconda armonica sarà questa, va bene? Due semionde, cioè un'onda intera, tre semionde sarà la terza armonica e via dicendo. È chiaro a tutti o no? Ora, il concetto delle armoniche è anche collegato, in fisica lo vedrete, tra l'altro vi metterò un video in questa fine settimana con questi, la descrizione di questi effetti, un fenomeno fondamentale delle onde stazionarie è la risonanza, va bene? Che cos'è la risonanza? La risonanza è il seguente fenomeno. Immaginate un diapason, sapete tutti cos'è un diapason? È uno strumento di questo tipo, questi due rami si chiamano rebbi e a seconda della lunghezza dei rebbi voi avete che il diapason quando viene picchiato emana una nota ben precisa. Di solito si usano per accordare gli strumenti musicali, tipo pianoforte. Quello solito è, se non sbaglio, quello classico aveva. Quando veniva picchiato emetteva da sola la nota che corrispondeva al La. Va bene o no? Però adesso li vendono, si possono smontare, allungare, accorciare, a seconda della lunghezza cambierà la nota che emettono quando viene picchiato. Giusto? Adesso, immaginate di avere questo diapason da una parte, immaginate di avere un pianoforte e schiacciare un tasto, per esempio il Do. L'onda posta sonora e il diapason non, fa nessun, non subisce nessun effetto notevole. Schiaccio tutte le note, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quando arrivo La, l'onda che io ho suonato il La viene catturata dal diapason, anche se non lo tocco, e il diapason comincia a vibrare. Avete capito bene? È chiaro a tutti? Questo, cosa si dice? Si dice che il diapason è entrato in risonanza. La risonanza è un fenomeno fisico molto importante, per esempio nel regolamento militare. Forse non sapete che su
su tutti i regolamenti militari c'è scritto che quando i soldati passano su un ponte devono rompere il passo. Cosa vuol dire rompere il passo? Cosa vuol dire? Non marciano più tutti assieme, marciano in modo disordinato. Il motivo qual è? Che alcuni soldati, alcuni reggimenti in passato hanno fatto cadere dei punti di pietra. Perché? Non tanto per il peso, assolutamente, ma perché le vibrazioni. Il vantaggio della risonanza, che fra l'altro è tipico dei laser, la volta prossima vi spiegherò che il concetto della risonanza permette la costruzione dei laser, che cosa fa sì? Che dando il corpo hai forte, prima vibrazione, secondo corpo, quando c'è un'onda stazionaria, per esempio questa, se io entro in risonanza, che cosa succede? Secondo corpo l'onda sarà più intensa, sempre uguale come lunghezza d'onda, ma più intensa. Terzo corpo aumenta sempre di più l'intensità dell'onda, a un certo punto il ponte non sopporta più, che cosa? La vibrazione si sviluppa. È chiaro? Questo è stato, c'è un bel filmato che potete vedere sulla rete, del primo ponte che hanno costruito, non avevano calcolato questa risonanza, un ponte che è caduto, ponte con cavi danzati, in tiraggio. Va bene? Si vede proprio il filmato, questo ponte che ondeggia, a un certo punto, l'avete visto? A un certo punto ha delle sollecitazioni così forti che si spaccia. È stato il vento, ma non è stato un vento impetuoso, non è stato un vento capace di spostare una macchina. Ma allora com'è possibile che abbia buttato su un ponte? È entrato in risonanza, ha dato delle spinte, sempre uguale alla risonanza del ponte. Il ponte, come si può vedere, un ponte di questo tipo, come una corda di una chitarra, detto che tiraggio, ha attaccato la risonanza, il ponte ha oscillato sempre di più, a un certo punto si è rotto. Del resto forse non lo sapete, ma voi applicate il principio della risonanza in un caso ben preciso. Quando voi spingete nell'altalena, immaginate di spingere una persona, avete, non un bambino, una persona su un'altalena, avete la forza di fare un unico corpo andare in giro, no? Però che cosa fate? Quando voi la spingete, l'altalena che si mette come un'onda, giusto? Avanti, indietro, avanti, indietro. Andare in risonanza che cosa vuol dire? Spingere al momento, giusto? E voi, a forza di tante piccole spinte sommate, riuscite anche a far girare completamente la persona sull'altalena. Avete capito cosa vuol dire risonanza? Un altro esempio di risonanza. Immaginate di avere, per esempio, una boa legata sul fondo del mare, qui avete le onde che arrivano, l'onda, qui è una corda, è come se fosse una corda di una chitarra, se le arrivano le onde, quindi avrà una sua vibrazione caratteristica, e la boa si muove in modo casuale e disordinato. Se però l'onda del mare azzecca la risonanza della boa, la vedrete muoversi seguendo le onde, esattamente seguendo le onde del mare. È chiaro? Va bene? Perfetto. Allora, noi abbiamo visto le onde stazionarie, giusto? Poi abbiamo visto che le onde stazionarie sono l'unico caso della meccanica classica in cui c'è la quantizzazione dell'energia, giusto? Ragionamento di De Broglie. Gli elettroni, a causa stesso ragionamento applicato alla luce ma in modo opposto, la luce nasce come un'onda e si scopre la sua natura corpuscolare. De Broglie che cosa dice? L'elettrone nasce come una particella eppure possiede anche una natura ondulatoria. Perché questa cosa è particolarmente frizzolante? Per un motivo semplice. L'elettrone dentro l'atomo, abbiamo parlato, non si parla più di orbita ma si parla di orbitale, volume dentro il quale l'elettrone sta, giusto o no? Non sarebbe un'onda qualsiasi, ma che cosa sarebbe? Un'onda stazionaria. Se è un'onda stazionaria, noi che cosa facciamo?
Abbiamo solo certe onde possono stare dentro questo volume, altre onde non possono starci, giusto? Ma allora, come conseguenza, che cosa avremo? Riusciamo a spiegare la quantizzazione dell'energia. Nella meccanica classica la quantizzazione esiste dell'energia, non è comune, ma esiste dove? Solo per le onde stazionarie, giusto? Le particelle hanno la quantizzazione dell'energia, di regola no, nello stesso modo. Se noi abbiamo l'elettrode, se ha una natura ondulatoria, noi riusciamo a capire la quantizzazione dell'energia. E vedete che io ho corretto i due aspetti negativi di Bohr. I due aspetti negativi di Bohr qual era? Usare la parola orbita e la sostituiamo con la parola orbita, giusto? Giustificare teoricamente la quantizzazione dell'energia. E la giustifichiamo in che modo? La quantizzazione dell'energia usando il concetto di onda stazionaria applicata all'elettrone. Giusto? A questo punto il seguito, mi sembra che fossimo arrivati a questo punto, giusto? Noi che cosa dovremmo fare? Due cose: calcolare come è fatta quest'onda e spiegare, scrivetelo, state bene attenti, dovremo calcolare l'onda dentro l'orbitale. Calcolare l'onda dentro l'orbitale e, secondo aspetto, esplicitare la natura ondulatoria dell'elettrone. Va bene? Esplicitare la natura ondulatoria dell'elettrone. Allora, per calcolare l'onda c'è una equazione famosissima, penso che anche tutti abbiano sentito parlare di questa cosa, molto importante nella fisica, ma è come la relatività, l'equazione di Schrödinger, va bene? Tra l'altro, questo signore, premio Nobel, austriaco, ha combattuto anche in Italia, è morto negli anni 60, ma è nato nel 1895 più o meno, e quando chiaramente quando c'è stata la prima guerra mondiale aveva la possibilità di fare militare ed è stato impiegato sul fronte italiano. Ebbene, Schrödinger ha calcolato questa sua famosa equazione. Si dice, la leggenda vuole che la prima volta che gli è venuta l'intuizione fosse a tavola e per evitare di lasciarsi perdere l'intuizione l'abbia scritta sul tovagliolo. Allora, vediamo il succo di questa equazione di Schrödinger. Quindi l'equazione di Schrödinger è che cos'è? Si chiama la forma dell'onda. Prima di tutto, che cos'è l'equazione di Schrödinger? È un'equazione differenziale, giusto? Le equazioni che voi calcolate, si chiamano equazioni numeriche, giusto? L'equazione di primo grado vi dà una soluzione, l'equazione di secondo grado due soluzioni, l'equazione di terzo grado, che non vi sorgete voi, ma vi daranno tre soluzioni, ma queste tre soluzioni che cosa sono? Dei numeri. È chiaro a tutti? L'equazione differenziale, che è una di quelle equazioni che bisogna essere matematici con i baffi per risolvere, invece come risultato che cosa ci danno? Dei grafici, tra virgolette, delle curve. Potrebbero essere anche delle superfici e via dicendo. È chiaro? Queste sono nome di grafici, forza. Un tipo di curva più semplice che voi avete, che cosa è? Qual è? Tipo di curva più semplice. L'avete visto nel sistema di assi cartesiano? Qual è? Non avete mai sentito parlare di retta? La soluzione, l'equazione differenziale più semplice si dà una retta. Secondo tipo di curva che avete visto, inversamente proporzionale, come si chiama la curva? Iperbole, l'avete vista? Svegliamoci. Poi ne esistono altre, sempre più complicate. È chiaro o no? Le equazioni differenziali ci danno la forma di queste curve. L'equazione di Schrödinger non è una equazione, ma è un tipo di equazione. Come? Quando io dico equazione di primo grado non è una, ma sono tutte le equazioni caratteristiche del fatto che l'esponente
della x ha come massimo valore 1, massimo esponente. È chiaro o no? Siamo d'accordo? Quindi l'equazione di Schrödinger è un tipo di equazione differenziale, il tipo di curva che verrà fuori risolvendo questa equazione di Schrödinger, che tipo di curva sarà? Che tipo di curva sarà? E cosa otterrete come risultato? Delle onde. È chiaro o no? Capito? Allora, ho detto, l'elettrone è un'onda, anche, ho detto solo un'onda, anche un'onda, per capire la forma dell'onda, devo usare l'equazione di Schrödinger. Tre punti sull'equazione di Schrödinger. Primo punto, l'equazione di Schrödinger si costruisce. Ah, non è difficile. Si costruisce, aggiungiamo il dettaglio, in base alla situazione fisica. Va bene? È chiaro? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, io ho l'elettrone dentro un atomo, che cosa ho? Guardo gli aspetti energetici, bisogna ragionare sull'energia, e in base agli aspetti energetici, con una cosa che si chiama principio di corrispondenza, io che cosa posso fare? Costruire un'equazione di Schrödinger. O l'elettrone dentro una molecola, ci saranno delle differenze dal punto di vista energetico, che cosa avrò? Un'altra equazione di Schrödinger. O l'elettrone dentro un metallo, con tutti gli annessi connessi, metallo che conduce corrente elettrica, eccetera, eccetera. Va bene? Che cosa avrò? Un'altra equazione di Schrödinger. In base alla situazione fisica, vi assicuro che da questo punto di vista non sarebbe neanche così difficile da spiegare, io posso costruirmi un'equazione. È chiaro a tutti? Il punto 2 che cosa sarà? Punto decisamente dolente. Punto 2 quale sarà? Voce. Ho l'equazione, quando io ho un'equazione in matematica, cosa dovete fare? Risolverla, giusto? E questo è decisamente dolente. Solo in 12, ho detto che bisogna essere matematici poi baffi per risolvere le equazioni differenziali, non solo, ma l'equazione di Schrödinger solo in 12 casi si risolve esattamente. Tutte le altre volte che cosa è necessario? A mano, ce lo scordiamo, non si fa più. E che cosa si utilizzano? Software matematici. È chiaro o no? È chiaro? Vi farò vedere nella simulazione che vi preparo alcuni esempi di equazioni di Schrödinger risolte. È chiaro? Non solo è necessario il metodo d'ausilio informatico, la risolvere, via dicendo, ma non si possono neanche risolvere esattamente e si usano spesso e volentieri delle approssimazioni per poter svolgere i calcoli. È chiaro? Terzo spunto importantissimo, una volta che ho risolto l'equazione di Schrödinger, la mia onda, devo usarla. È chiaro? Usarla, che cosa vuol dire? Capire che cosa posso fare con la mia onda. Vi posso già preannunciare che sto arrivando a quello da cui io sono partito e che io voglio descrivere. Io vi ho detto, io ho un atomo, voglio capire perché l'idrogeno, per esempio, due atomi di idrogeno si legano con un atomo di ossigeno per formare la molecola dell'acqua, la cui forma caratteristica è una V, un angolo di circa 109 gradi, 104 gradi, e l'ossigeno occupa il vertice della V. È chiaro o no? Vi avevo detto come se fossero mattoncini Lego, ma perché gli incastri sono messi in un certo modo e non in un altro modo? E perché per esempio l'ossigeno ha due incastri, l'idrogeno ne ha uno, eccetera. Lo capiamo esaminando l'equazione di Schrödinger risolta. Avete capito? Tant'è che un altro grande fisico si era lasciato scappare una frase che diceva che la chimica non è nient'altro che un esercizio di fisica applicata, perché risolvendo tutte le equazioni di Schrödinger, peccato che non sia così automatica la cosa, risolvendo tutte le, il fisico si chiamava Dirac, risolvendo tutte le equazioni di Schrödinger io capivo come legare assieme gli atomi e quindi l'essenza della chimica. No, lui ha ragione, il problema qual è? Che per l'equazione, ho detto che l'equazione di Schrödinger è già molto difficile da risolvere, è un esercizio di chimica applicata, però prima di riuscire a risolvere tutti i casi
cioè non siamo ancora arrivati a un livello di calcolo tale per cui si può sostituire la chimica sfruttando solo la fisica. È chiaro? Posso andare avanti? Allora, terzo punto, io vi ho detto, attraverso la soluzione dell'equazione d'onda, attraverso l'equazione Schrödinger, si chiama anche equazione d'onda ovviamente, riuscirò a capire tutte le caratteristiche dell'atomo e degli elettroni in particolare. Siamo d'accordo? Ma prima di andare avanti, un'ultima domanda a cui io rispondo. E devo rispondere, cioè, l'onda degli elettroni, che tipo di onda è? A rispondere a questa domanda è stato anche, vi ricordo, siamo tutti per darvi capire l'importanza di questo ragionamento, abbiamo tutti i premi Nobel. Si chiama Max Born. Non confondetelo con Bohr, va bene? Max Bohr, che ha dato l'interpretazione della natura ondulatoria dell'elettrone. Scrivete, vedete? Una fase che in sé molto sembra complessa, ma attraverso due semplici esempi la chiarirò subito. Allora, scrivete. Uno, la natura ondulatoria dell'elettrone non è di tipo materiale, aperta parentesi, natura ondulatoria, forse materiale non è un termine felice, lasciatemi ripetere, la natura ondulatoria dell'elettrone non è di materia, usiamo questa espressione più precisa, non è di materia, ma è una natura ondulatoria di tipo probabilistico. Va bene? Ma è una natura ondulatoria di tipo probabilistico. Probabilistico. Allora, la fase è complessa, potrei metterci del tempo a spiegarlo, ma il modo migliore è usare due esempi molto semplici. A, esempio delle 1000 fotografie, va bene? Immaginiamo di prendere un atomo, per comodità che ci sia, prendiamo un atomo di idrogeno. Allora, faccio una fotografia e e vedo il mio elettrone. Principio di Heisenberg mi vieta di fare questo? Assolutamente no. Ho visto l'elettrone dov'è? Che cosa succede? Ho perso tutte le informazioni sulla velocità, ma solo vero. La parte del film, lasciatemi dire. Heisenberg, fermato dalla polizia stradale, lei stava andando ai 62 km all'ora. Lui guarda preoccupato e dice: Dio mio, dove sono? L'idea è la stessa. È chiaro? Allora, stavo dicendo, quindi io ho fatto una fotografia, so dove è l'elettrone ma non so la sua velocità. Adesso immaginiamo di fare 1000 fotografie di elettroni, va bene? Nella stessa situazione sperimentale di temperatura e di pressione, tutto il resto. Va bene o no? E io che cosa faccio? Impilo queste fotografie. Cosa vuol dire? Tutte le fotografie vanno in nucleo al centro e gli elettroni che si trovano nelle varie posizioni. Ogni fotografia è trasparente, va bene? Che cosa c'è di colorato solo? Nucleo, che sarà sempre nella stessa posizione, e che cosa? Elettroni. Nelle mille quindi avete capito gli altri. Nella singola fotografia io che cosa vedo? La natura corpuscolare, io vedo un punto, un corpo. Se fosse un'onda di materia, che cosa significava? Dovevo prendere questo elettrone e metterlo nel tritacarne, seguite, sminuzzarlo in certe parti più materia, in certe parti meno materia. Le onde del mare sono onde di materia, giusto o no?
Ma io nella singola fotografia che cosa evidenzio? La natura corpuscolare, giusto? Silenzio! Allora, nella... Se io però ho 1000 fotografie, che cosa vedo? Dove ci saranno i 1000 puntini, formeranno una chiazza, giusto o no? Questa chiazza è il colore, scrivete, il colore non è nient'altro che la densità di covalenza. Quindi sembra un concetto complicato, la densità di probabilità, ma un concetto molto semplice. E la densità di probabilità. Che cosa vuol dire? Dove il colore è più intenso, che cosa vuol dire? Nella zona, se in questa zona il colore è più intenso, che cosa vuol dire? Che l'elettrone sarà di più in questa zona, giusto o no? Se è più intenso qua, che cosa vuol dire? Che il colore sarà più intenso qua, che sarà più da questa parte. Se qui non c'è colore, cosa vuol dire? Che l'elettrone non sta mai in questa zona. Avete capito? Ora, natura ondulatoria di tipo probabilistico, che cosa significa? Che il colore, usiamo il termine più esatto, la densità di probabilità, non si distribuisce a caso, ma che cosa fa? Disegna un profilo ondulatorio, disegna delle onde. È chiaro o no? Capito? Secondo esempio, immaginiamo, chiamate, secondo esempio, sacco di farina. Sacco di farina. Immaginiamo di avere una persona, lui per esempio, che si muove dentro l'aula, per comodità l'aula, immaginiamo ci sia una rete, lui cammina sopra una rete, va bene? Una griglia se preferite, avendo molte colpe da espiare, lui cammina con un sacco di farina bello pesante sulle spalle, ma qualche anima pia ha fatto un buco su questo sacco di farina. La farina che cosa fa? Passa dal buco, esce. Perché io ho bisogno di mettere una griglia? Io voglio vedere i mucchi di farina. Se lui camminasse sul pavimento sposterebbe la farina, invece lui è sotto, la farina passa sotto e forma dei mucchi. È chiaro? La farina a che cosa corrisponde? Alla densità di probabilità. È chiaro? Lui è un'onda, per me, perché fosse un'onda dovrei metterlo nel tritacarne, giusto o no? Sì. Però se io vedo lui, penso un corpo, quindi natura corpuscolare. Guardo la farina, guardo la densità di probabilità. In base alla farina, che cosa riesco a capire? Dove sta di più, dove sarà secondo voi il mucchio di farina più alto? Dove sta? Sta seduto tutte le ore. In quel banco sotto ci sarà un mucchio di farina. Se lui va alla finestra ci sarà, nell'intervallo ci sarà un mucchio di farina lì. Nello spostare ci sarà una traccia di farina, uscirà, ci sarà una traccia di farina all'uscita. Se lui non va mai nell'angolo, in quell'angolo non ci sarà mai della farina. Fin qui non c'è l'onda, giusto o no? Quindi attraverso la farina io che cosa riesco a sapere? Dove sta di più e dove sta di meno. Quando è che io ottengo una natura ondulatoria di tipo probabilistico se la farina non è distribuita con dei mucchi a caso, con delle strisce eccetera, ma disegna il profilo di onde, allora avrai una natura ondulatoria di tipo probabilistico. Avete capito bene o no? Benissimo. Benissimo, ma fino a un certo punto. Adesso subentra un ragionamento che dovete fare con attenzione. È chiaro a tutti. Farò una piccola, piacevole digressione poetica, letteraria. Va bene? Immaginiamo, per esempio, voglio citare un Berettier, voglio citare una delle sue poesie del senz'altro molto belle, e cioè la madre. E quando il cuore aveva fatto cadere il muro d'ombra per condurre mia madre fino al Signore, come una volta mi darei la mano. Benissima. Va bene? Allora, vorrei chiedere solo questa domanda. Che differenza c'è tra un Guaretti che parla così di sua madre e
invece un cucciolo tutto contento, festante, che scodinzola vicino alla propria madre. Domanda, il sentimento è diverso? No. È lo stesso sentimento, perfino un animale ha lo stesso sentimento. Ma allora, vorrei che capiste bene questo. Qual è la differenza tra Ungaretti e il cucciolo? Il sentimento è lo stesso, ma Ungaretti è capace di descriverlo. È chiaro o no? Come lo descrive? Lui è un poeta, ha studiato poesia, usa la poesia. Non solo, ma è italiano. Che tipo di linguaggio usa? L'italiano. L'italiano. Se fosse nato, ci saranno senz'altro, non li conosco, ma dei poeti tedeschi che avranno fatto delle poesie alle loro madri, dicendo, o islandesi. È chiaro o no? Non solo, ma a parte la lingua, ci sono degli altri modi per descrivere i sentimenti. Quali sono gli altri modi per descrivere i sentimenti? Siete vissuti nelle campagne, non avete chiusi nelle stalle, non avete mai visto niente al di fuori delle vacche che la mattina e la sera. Che cosa avete? Gli altri modi per descrivere i sentimenti. Quali sono? Pittura, musica, via dicendo, giusto o no? È chiaro? Lo stesso sentimento può essere descritto mediante la pittura, composizioni musicali, via dicendo. È chiaro? Allora, domanda, se abbiamo capito questo, domanda. Immaginate uno studente che si laurea in fisica e immaginiamo un bambino di 5 anni che non ha ancora cominciato la scuola. Domanda, state bene attenti. Tutte e due conoscono la fisica classica? No. No. E invece tutte e due la conoscono e molto bene, compreso il bambino. Solo che il bambino non sa riconoscerla come il cane che scodinzola. Il bambino ha delle conoscenze di fisica classica accumulate da quando nella culla sta cercando di tirarsi in piedi, quindi capisce che esiste il baricentro, capisce che esiste la forza di gravità, gli dicendo, delle conoscenze non da poco. Quando hanno cominciato a programmare il primo robot che camminava, va bene? Hanno dovuto infilare dei calcoli non da poco, baricentro, spostare il baricentro quando si sposta in avanti, appoggiare il piede con la giusta forza, l'attrito tra il pavimento e la suola, hanno dovuto mettere dei calcoli non da poco. Quindi qual è la differenza? La fisica classica la conoscono tutte e due, sia il bambino sia il laureato. Qual è la differenza? Che uno la sa e l'altro la sa descrivere. Non solo, ma il fisico la descrive un linguaggio ben preciso, in un modo ben preciso, che non è l'unico però. Qual è il metodo con cui si descrivono le leggi fisiche? Con cosa, come si, sul vostro tipo di fisica? Voi attraverso il cioè attraverso la matematica. È chiaro o no? C'è solo questo modo per studiare la fisica, in particolare la fisica classica? Assolutamente no. Vi faccio subito un esempio di una persona che studia moltissimo la fisica classica. Fisica classica, vi avevo detto, che sia ben chiaro, uno dei punti fondamentali della fisica classica, l'evoluzione, che cos'è? L'orbita, giusto o no? Ve l'ho detto fino alla nausea, giusto? Nella meccanica quantistica abbiamo l'orbitale, nella fisica classica abbiamo l'orbita, giusto? Chi è che studia moltissimo le orbite, a parte gli astronomi e tutto, e non confonde il portiere di calcio? Pensiamo alla classica, una classica attività del portiere, il rigore, giusto? Che cosa fa il portiere? La sua abilità, deve parare, cosa consiste? Trovarsi nello stesso punto dove arriva il pallone, ma questo che cosa significa? Conoscere l'orbita, è chiaro o no? E quando è che il portiere è più bravo? Quando riesce a fare due cose: calcolare esattamente l'orbita e calcolarla il più velocemente possibile. E lui che cosa fa negli allenamenti? Sviluppa queste due caratteristiche.
È chiaro? Parliamoci chiaro, nel calcio di rigore tutti i portieri studiano come il calciatore si avvicina a seconda di come dà la botta, un'idea, se riesce, di dove va la palla, se la fanno. Per questo che il calciatore usa le finte, via dicendo. È chiaro a tutti o no? Quindi ricapitoliamo. Il portiere studia la fisica classica, è come se la studia, ma non usa le formule. È chiaro o no? Adesso torniamo a noi. Vi posso subito dire che c'è un risultato che, risolvendo l'equazione di Schrödinger, un risultato che non viene accettato dalla nostra mente, mi chiedono perché. Allora, il risultato è molto semplice. Andiamo, datemi due libri per piacere. Stai lì fermo. Uno e due. E immaginiamo di avere qua risolto l'equazione di Schrödinger. È possibile farlo e immaginiamo che io ho il mio elettrone e ho studiato che l'elettrone può stare qui, l'elettrone può stare qui, in mezzo non può stare, in mezzo che cosa sarà? Un punto nodale, giusto? Giusto o no? Sì. La mia mente dice l'elettrone sta qui, benissimo, l'elettrone sta qui, però in mezzo non può stare, ho fatto un'operazione giusta, se io l'ho spostato in mezzo c'è stato, pochissimo, però io dico che può fare questo, di qua, anzi facciamo così, l'elettrone sta di qua, giusto? Oppure sta di qua e non sta mai in mezzo. La nostra mente accetta un risultato del genere? Perché non l'accetta? La nostra mente, ve l'ho detto, da quando noi siamo nati, su cosa si è parametrizzata. Cosa si è parata la nostra mente? Sulla fisica classica. Il gessetto può stare qui e può stare da una parte e dall'altra senza stare mai in mezzo? No, ma il gessetto che tipo di oggetto è? Della fisica classica. Se questo fosse un elettrone saremmo nella meccanica quantistica, può stare da una parte, può stare dall'altra parte senza stare mai in mezzo. Avete capito bene? Questo effetto è stato registrato non solo teoricamente, ma anche sperimentalmente. Ci sono dei circuiti elettronici. Voi nel triennio farete elettronica, quindi sappiate, avete circuiti, avete una barriera energetica e l'elettrone sta da una parte, la barriera energetica è tale per cui per superarla l'elettrone non ha energia sufficiente per superare questa barriera energetica. Se l'elettrone fosse nella fisica classica, che cosa avremmo? Che l'elettrone può stare solo da una parte. Invece, sperimentalmente, si trova che l'elettrone, anche se non ha energia per superare questa barriera, può stare da una parte e può stare dall'altra. Questo effetto si chiama effetto tunnel. Avete capito bene o no? È chiaro? Sì. Questo effetto con la fisica classica non può essere spiegato, con la meccanica quantistica sì. Se io, pensate solo un attimo adesso all'applicatura del portiere, se il portiere invece di essere un portiere molto va bene, calcola perfettamente le orbite, ma se fosse nella mente, se voi aveste un portiere di questo tipo, scommettete un portiere eccezionale, giusto? Nella meccanica classica scommettete che non ci saranno dei gol subiti da questo portiere, sì o no? No. Nella meccanica classica sì, perché lui che cosa fa? Calcolerà sempre l'orbita velocemente, la calcolerà sempre bene, si farà trovare dove c'era la palla e non lascerà entrare la palla in porta, giusto o no? Ma se fossimo nella meccanica quantistica, è un problema, perché posso calcolare l'orbita? No, posso solo calcolare un volume e posso dire dentro questo volume la palla è più facile che sia in una zona, è più facile ed è meno facile che sia in un'altra zona, giusto o no? Sì o no? Ma posso dire la palla è esattamente in un punto? No, e se lo so dov'è esattamente in un punto ho perso tutte le informazioni sulla
velocità, giusto? Quindi, come ragionava il quartiere? Si farà trovare dove? Nella zona dove è più probabile che arrivi, dove c'è la probabilità maggiore. Ma dire che il quartiere, la palla si trova dove la probabilità è più alta non vuol dire essere certi che si trovi in quel punto. Quindi, senz'altro, il portiere quantistico subirà dei gol che il portiere classico non potrebbe subire. È chiaro o no? Avete capito bene questo aspetto? Adesso si avvicina la prossima interrogazione, quando si termina la meccanica classica quantistica, e non sarà tra molto, ci sarà un'interrogazione, quindi in queste vacanze non lasciate accumulare questi concetti, è chiaro? In più, in queste vacanze io ne approfitto per mettere delle simulazioni sia sulle onde stazionarie sia sul diapason, va bene? E se posso anche cercherò qualcosa collegato all'effetto tunnel che sia però adatto e che voi possiate comprendere. È chiaro a tutti? Senz'altro anche l'equazione di Schrödinger risolta da qualche animatia al nostro posto usando gli ausili informatici, se posso, se non è troppo complicata per voi la metto, io faccio la fatica di fare queste registrazioni, voi fate la fatica di esaminare. È chiaro a tutti? Ci sono domande?